Secondo me si capisce. Ma no. Tu pensi di essere invisibile, ma la gente se ne accorge. Solo se spiano nel tuo appartamento mentre... stiamo... Conoscere la nostra testimone in stato comatoso. Nel diario di mia madre. Sì, lì riconosco. Questo vuol dire protezione. Nessun patto. Aspetta, ha detto patto? Ma allora, allora sa qualcosa? Nessun patto. Scusa. Dopotutto forse non mi servivi. Ma che diavolo? Mi ha buttato fuori. Va bene. Vediamo se qui c'è qualcosa che può aiutarmi a capire cosa è successo a questa ragazzina. Thank you.
E questi cosa sono? Una specie di terapia? No, azzurri. Occhi azzurri. Freddi come la morte. Chi aveva gli occhi azzurri? E quale morte? Cosa vuol dire? Occhi azzurri. Occhi da lupo. Sguardo assassino. Si è sacrificata per salvare Iris. Le vittime sono tutte ragazze giovani. Che cos'era? Cosa hai visto? Poveretta. Sua sorella l'ha liberata quando stavano per essere bruciate vive, ma non è riuscita a scappare. Lasciateci in pace! Iris, stai bene? Ron. È Rosa. Fiamme. Possedeva Iris. Ti ho detto di non avvicinarti! Chi sei? Mi chiamo Joy. Non dovresti stare rinchiusa qui. Gli infermieri. Merda, stavolta sono davvero fottuta. Iris potrebbe avere le risposte che cerchiamo. Dalle una mano, forza, la portiamo con noi. No, lei non va da nessuna parte. Senti, vuoi che le facciano l'elettroshock? Perché se resta qui è questo che succederà. Oppure viene con noi, dipende da te. Da questa parte. Riparo. Via libera. Perché i miei peggiori incubi non fanno altro che peggiorare? Ok, cerchiamo di capire. Pensavo che non sarei mai uscita di lì. Va bene. Che cos'è questa storia del patto? Non lo so, io... Andiamo. Non ha alcun senso. Quindi vi ha solo chiesto cosa sapevate del patto? Non ce l'ha chiesto. Voleva che noi confessassimo di aver stretto un patto con... i demoni. I demoni? Noi non gli abbiamo fatto niente. Non aveva nessun motivo di ucciderci in quel modo.
quel modo. Una ragazzina l'ha affogata, l'altra l'ha bruciata viva. E quel rogo dove l'ho già visto? Va bene. Senti, tu vai con Iris alla chiesa, portala al sicuro. Io vi raggiungo dopo, vai. Ok, andiamo, Iris. Ok. Che diavolo c'entra una serata di gala al museo con la morte di Rosa? No. Rick. Ehi. Calmati e parliamo un secondo. Come ti chiami? Brad. Bene. Ora dimmi che cos'è successo. Non lo so. Siamo usciti insieme, volevamo divertirci un po'. Abbiamo preso una cosa da bere, poi altre tre, poi... chissà quante altre. Non mi ricordo bene, stavo portando Rick e Laura a casa in macchina. O almeno credo, e poi... li ho uccisi. Non potrò mai perdonarmelo. Non sai nemmeno se sei stato tu. Mi hai appena detto che non ti ricordi niente. Posso dare un'occhiata in giro e vedere se scopro qualcosa. Dio mio... che cosa ho fatto? Questa deve essere la macchina di Brad. Non promette bene. Non è molto, ma è un inizio. Il benzinaio è qui vicino. Forse dovrei andare a controllare. Oh!
Non pensavo che reggessi così poco. Cosa? Oh, il benzinaio. Oh sì, il distributore. Ok, fantastico. Sembra che quel fracasso li abbia spaventati. Chissà cos'era. Dannazione. Non dovevo sbattere la porta. Quella finestra me la fanno ripagare di sicuro. Ma quegli ubriachi non li sopportavo. Chi credono che pulisca il loro vomito? Sono solo degli idioti che fanno andare male gli affari. Quella donna, non dovevo lasciarla andare. Dovevo chiamare la polizia. Allora, c'era Laura al volante, non Brett. Non cambia la situazione, ma forse sarà felice di sapere che non stava guidando lui. Ricordi per caso un benzinaio? Sì. Ci siamo fermati a fare benzina. E non solo. Il cassiere ha dovuto ripulire il vomito del tuo amico. Rick non era per niente contento. Hai pure provato a chiamare un taxi. Non mi ricordo niente. Quando il cassiere ha iniziato a gridare, siete scappati. Ma era Laura a guidare. Non... sono stato io. Tutta la serata è stato un disastro. Mi sento comunque responsabile, ma almeno non è stata solo colpa mia. Non so cosa dire. Grazie.